Ciao a tutte, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono anche l'autrice di un libro in vendita su Amazon intitolato The Chic Factor, che è anche un bestseller nella sua categoria. Oggi sono qui per parlarvi di un argomento che mi tocca da vicino, e cioè come vestirsi a 50 anni e oltre. È un argomento su cui ricevo tantissime richieste ogni settimana da moltissime lettrici del mio blog, anche perché il mio blog è espressamente dedicato alla moda, alla bellezza e al lifestyle di noi donne over 40, quindi è abbastanza naturale che io riceva tante richieste su questo argomento. L'altro motivo per cui ho deciso di fare questo video oggi è un po' una risposta a tante cose che vedo e leggo purtroppo online su questo argomento, scritte molto spesso oppure registrate molto spesso da donne 30-40enni che parlano di noi cinquantenni, ahimè, come se fossimo le loro nonne, oppure non hanno proprio idea perché hanno in mente sempre due stereotipi sulla donna cinquantenne, o quella magari televisiva, molto artificiale, artificiosa, costruita con tanti ritocchi, ricorso sistematico alla chirurgia plastica, oppure al contrario l'immagine di una donna anziana, ormai fuori, diciamo, dalla vita attiva. Entrambi i cliché, gli stereotipi, insomma, sono secondo me veramente passati e lasciano il tempo che trovano. Per cui oggi sono qui per fare un video vendicativo e di risposta a come si dovrebbe vestire, secondo me, la donna over 50. Prima di procedere, però, vi invito senz'altro a supportarmi, a mettermi un bel pollicione se vi va e soprattutto a verificare se siete già iscritti al mio canale in modo che non vi perdiate neppure i video che farò nelle prossime settimane, nei prossimi mesi che riguarderanno anche questo argomento. Appunto per parlarvi oggi della moda over 50, cioè di come secondo me dovremmo vestirci noi donne dai 50 anni in su. Io personalmente ne ho 53, quindi diciamo è un argomento che mi tocca da vicino e che ahimè, oppure per fortuna, conosco molto bene, di cui mi occupo nel quotidiano attraverso il mio blog, cercando un po' di sfatare tutte quelle che sono le regolette sterili, i miti che circondano noi povere donne cinquantenni, che a giorni alterni ce ne sentiamo dire davvero di tutti i colori. Ma veniamo subito al punto e vorrei esporvi, diciamo, 10 punti in cui io credo per quanto riguarda la moda over 50. La prima considerazione da fare è senz'altro che ognuna di noi invecchia in modo diverso. Non esiste la cinquantenne come tipologia, così come non esiste la donna magra e la donna sovrappeso. Ognuna di noi è davvero unica, invecchia in modo diverso, matura in modo diverso, e quindi anche le problematiche, diciamo, nel vestire che possono riguardarla possono essere molto diverse. In questo, ecco, il primo consiglio che vorrei darvi è quello di darvi uno sguardo attento, di valutare cosa vi sta accadendo, come sta cambiando la vostra fisicità, il vostro viso, quali sono eventualmente i problemini da affrontare e come potete far evolvere anche il vostro stile personale senza snaturarlo, seguendo un po' quelle che sono diciamo questi nuovi, diciamo, aspetti di questa decade della vostra vita, e cercando un po' di adattarli senza però snaturarvi e soprattutto ricordandovi sempre quello che è il principio chiave, questo a qualsiasi età, del vestire bene, cioè valorizzarsi nella propria unicità, senza copiare nessuno, ma semplicemente per come siamo noi, per quelli che sono i nostri gusti estetici, per come siamo fatte, per quelli che sono i nostri colori, per quella che è la nostra fisicità. E questo mi porta subito al secondo punto in cui credo fermamente, e cioè che invece di nascondere dovremmo valorizzare quello che di bello abbiamo. Ecco, questo secondo me è il momento perfetto, dovremmo farlo tutta la vita, ma in particolare adesso, di studiarci un pochino più da vicino, come siamo effettivamente cambiate, cosa c'è di particolare, di unico, di bello in noi e come possiamo valorizzarlo al massimo, cioè invece di star lì a focalizzarci sulla ruga in più,
che è arrivata negli ultimi anni, sui chiletti in più che ci ha portato questa decade, insomma, su tutti questi aspetti, cerchiamo invece di andare a concentrarci su quello di bello che abbiamo di bello e di unico e di valorizzarlo al massimo anche attraverso l'abbigliamento, ma anche attraverso la pettinatura, il trucco e tutto il resto, tutti gli altri elementi che fanno parte del nostro stile. Questo è sicuramente un modo, diciamo, di girare la frittata, passare dal difetto, dal nascondere, dal camuffare, per passare invece a un'ottica totalmente positiva e molto più gioiosa e ottimista, che è quella del valorizzare quello che di bello abbiamo. Quindi ecco, girate tutto. Il terzo punto è quello che comunque dovremmo cercare di mantenerci in forma. Dovremmo farlo soprattutto per la nostra salute, perché purtroppo questa è anche l'età in cui cominciano magari i primi acciacchi seri se non stiamo attenti, ma possiamo prevenire tantissimi di questi problemi adottando uno stile di vita sano. Questo è importante farlo però senza ossessioni, perché non c'è niente di più triste di una donna di 50, 60 anni e oltre fissata eccessivamente con l'alimentazione. Ossessionata dalla linea, che magari addirittura rinuncia a occasioni di vita, incontri con parenti e amici, vacanze in posti particolari solo perché è ossessionata dal non poter mantenere, diciamo, abitudini di vita particolarmente limitanti che non si conciliano con uno stile di vita pieno. Ecco, cerchiamo di curare la nostra salute, di fare attività fisica, di curare la nostra alimentazione, ma facciamolo vivendo pienamente la mia vita, perché fortunatamente oggi molte cose sono cambiate e diciamo a 50 anni e oltre siamo veramente nel pieno della vita, le occasioni per divertirci, per vivere pienamente non ci mancano di certo e quindi cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Questo tra l'altro ci rende anche molto più interessanti e quindi in ultima analisi anche più carine e più belle, secondo me. Il quarto punto, infatti, è proprio questo: non ossessioniamoci con il fisico. È chiaro che dai 40 in poi, e spesso persino prima, noi donne cambiamo un po', il fisico magari non è più quello della ventenne, per quanto facciamo e ci teniamo in forma, come vi dicevo al punto precedente, è probabile che alcune cose cambino. È inutile anche un po' illuderci o pensare di poter arrestare tutto questo con la chirurgia plastica o con gli interventi. Sicuramente, se una non si sente a suo agio nella sua pelle, può anche ricorrere a questi aiuti, ma non dimentichiamo che cambiare, evolvere fa parte della vita e non è sempre soltanto una cosa negativa. Per cui non fissiamoci sulle cose che cambiano secondo noi in peggio, ma cerchiamo invece di valorizzare altri aspetti. Magari finora eravamo, non so, diciamo, ci sentivamo sicure di noi perché avevamo un bel fisico particolarmente snello e slanciato. Se adesso magari le cose sono un pochettino cambiate, cerchiamo magari di valorizzare altre cose di noi e soprattutto anche, diciamo, di rimanere persone interessanti e, perché questo in ultima analisi a renderci affascinanti e non tanto, diciamo, i 3 kg in più o i 5 in meno, ecco, almeno secondo me. Il quinto punto è quello di evitare abiti informi. Ecco, evitiamo l'effetto sacco perché magari siamo ingrassate per motivi ormonali o di altro tipo, di stile di vita più sedentario. Evitiamo tutto quello che è informe, festeggiamo invece, diciamo, la nostra fisicità, valorizziamo il punto vita, una bella scollatura, anche almeno un pezzo delle nostre gambe, se le nostre gambe magari sono snelle e slanciate. Io conosco 60-70enni che hanno delle gambe perfette, bellissime, assolutamente toniche e che non hanno veramente niente da nascondere. Ecco, quindi evitiamo tutto quello che fa sacco, che ci rende informi, che ci intozzisce, solo perché magari ci vediamo o ingigantiamo dei piccoli difetti o dei piccoli ingrassamenti che ci sono stati magari negli ultimi anni. Il prossimo consiglio è quello di scegliere capi un pochino più strutturati, senza, diciamo, indossare delle corazze o delle divise, però sfruttiamo tutti quei capi, come può essere un blazer, come quello che indosso io oggi, un bel cappotto in inverno, un trench, una camicia invece magari della t-shirt un po'
sformata, un po' informe. Ecco, tutto quello che aiuta a dare al nostro fisico un aiutino in più perché è un attimo più strutturato. Perché sicuramente questi capi, se non portati all'eccesso, spallone, stile anni 80 o altri capi d'abbigliamento troppo rigidi, in realtà ci ringiovaniscono perché danno struttura, danno definizione al nostro fisico. Quindi ecco, sfruttiamo pienamente il potere dei capi strutturati. In questo ci metto anche bluse e camicie che ormai si trovano a profusione con tantissimi bellissimi tagli e che anche in questo aiutano molto. Pure i pantaloni, io sono molto contenta che nelle ultime stagioni abbiamo assistito a un ritorno dei tagli un pochettino più sartoriali per i pantaloni, perché ci sono veramente, diciamo, dei modelli che stanno benissimo a noi 40-50 anni. Un altro consiglio che mi sento di darvi è va bene lo stile minimal classico, così, ma non dimentichiamoci delle nuove tendenze, incorporiamole, soprattutto quelle che possono valorizzarci, che ci stanno bene. Rimaniamo, diciamo, curiose, interessate alla moda, guardiamoci attorno, leggiamo le riviste, leggiamo i blog, guardiamo Instagram, seguiamo qualche donna magari che ci somiglia fisicamente, anche tra le Instagrammer, tra le influencer ce ne sono sempre, e vediamo un po' cosa indossa. Ma soprattutto osserviamo anche le donne per strada, perché secondo me sono una delle migliori fonti di ispirazione in queste. Vediamo cosa va di moda e se troviamo qualche tendenza che ci piace particolarmente, che si adatta ai nostri gusti e al nostro stile, incorporiamola, perché i nuovi trend abbinati con gusto a capi più basic, più classici, mantengono assolutamente giovane il nostro stile e quindi in ultima analisi aiutano anche noi in questo compito. In questo, il prossimo consiglio che vorrei darvi è quello di evitare quei classiconi, quei must have un po' da signora. Allora, in questo sono un po' colpevole anch'io, nel senso che in passato ho fatto degli errori, per esempio, alcuni anni fa mi sono comprata la classica Chanel 255 nel modello medio, quella proprio da signora con la tracollina, che di per sé è una bellissima borsa, dona tantissimo, a me proprio non donava. In generale non mi dona lo stile troppo da signora, troppo bon ton, non so perché, ma mi invecchia tantissimo, oppure peggio, mi fa sembrare travestita, probabilmente stride un po' con quella che è la mia personalità, che non è, diciamo, eccessivamente da signora. E quindi, diciamo, evitiamo quei pezzi eccessivamente classici che molte, appunto, 30-40enni nei loro video, nei loro post su questo argomento, su come dovrebbe vestirsi la donna over 50, invece continuano a menzionare la gonna tubino longuette e la borsettina da churetta e il foulard, annodato magari nel più classico dei modi, non in modo giocoso e moderno. Ecco, tutte queste cose stiamo un pochino attente perché magari qualcuna di noi donano anche, ma tante altre no. Allo stesso modo, anche nel nostro aspetto per quanto riguarda capelli, trucco, scarpe, tutte queste cose, evitiamo il troppo perfetto e curato, la pettinatura un po' azzimata, eccessivamente rigida. Ecco, un pizzico di imperfezione rende, secondo me, molto giovani, anche nel look. Per cui evitiamo, diciamo, tutte queste cose troppo rigide, queste regole troppo applicate alla virgola su come noi cinquantenni dovremmo vestirci, perché la verità è che le regole non esistono e ognuna di noi è diversa nella sua unicità ed è bello così, secondo me. Un altro errore che secondo me andrebbe evitato nel vestirsi a 50 anni e oltre è quello di rimanere eccessivamente attaccate, affezionate a quello che funzionava in passato. Io capisco perfettamente che magari c'erano cose che ci donavano tantissimo, oppure capi, accessori per i quali ricevevamo tantissimi complimenti, cose che pensiamo che definiscano il nostro stile in tutto e per tutto, però la verità è che anche noi evolviamo, cambiamo sia fisicamente, sia come gusti, sia come un po' un pochino anche come personalità, e quindi è giusto che anche il nostro stile evolva un po'. Quindi, anche se c'erano cose che a 35-40 anni ci stavano benissimo, impariamo un po' a rivalutarle, se non proprio a scartarle del tutto, se diciamo non funzionano più per noi. In quel caso le lascerei proprio andare. Proviamo quantomeno a diciamo a
rinnovarle, a trovarne una versione modificata, nuova 2.0 di questi stessi capi e accessori per renderle, diciamo, più adatti a come siamo ora. Il decimo punto, e anche l'ultimo di questa lista, è quello di mantenerci curiose, altruiste, empatiche, interessate a quello che ci circonda, sia che siano le nostre amiche, la nostra famiglia, il mondo. Viaggiamo, informiamoci, documentiamoci, perché il fascino di una donna non è certo relegato a un fisico supertonico, ai 3 kg in più o in meno, a una serie di cose che pensiamo che perderemo immancabilmente dopo i 50 anni. Ecco, in realtà il discorso è molto più complesso. Io penso che una persona interessante sia automaticamente una persona affascinante. Questo vale per uomini e donne in ugual misura. Quindi, ecco, evitiamo di sederci, di diventare noiosi, di parlare sempre solo dei nostri acciacchi e delle cose che non vanno e che cambiano in peggio. Cerchiamo di mantenere un atteggiamento di vita positivo, di rimanere curiose e interessate, perché io penso che questo sia il migliore dei modi per rimanere, diciamo, belle sia fuori che dentro, e quindi continuare a evolvere sia nel nostro stile che nei nostri gusti, ma anche, diciamo, come persone, che poi è la cosa più importante ed è anche, secondo me, l'insegnamento più importante da trarre da questa fase della nostra vita. Ecco, con questo spero di aver risposto un po' alle tante domande che mi vengono fatte su come dovrebbe vestirsi la donna di 50 anni e oltre, naturalmente. E se avete altre domande, vi invito a farle qui sotto. Vi invito senz'altro a supportarmi, a mettermi magari un bel pollicione a questo video e soprattutto a iscrivervi al mio canale. Mi farebbe davvero molto piacere ricevere un po' di supporto, anche perché così non vi perderete tutti i video che arriveranno in futuro. Vi invito naturalmente, se come me siete over 40, over 50, a passare sul mio blog, ve lo linko qua sotto, perché trovate davvero un'infinità di risorse proprio dedicate a noi donne in questa fascia d'età. E con questo vi saluto e vi auguro una splendida giornata. Ciao!